L'ambiente può influire moltissimo sulla capacità riproduttiva maschile e femminile. Noi ci stiamo occupando in particolare con un progetto di ricerca, Eco Food Fertility, proprio sulla valutazione dell'impatto ambientale in diversi contesti ambientali e in comparazione mettendo campioni omogenei di aree ad alto impatto ambientale con campioni omogenei per età, stile di vita, indice di massa corporea in aree a basso impatto ambientale. Questo è un sistema che abbiamo ideato proprio per valutare quanto il vivere in certi contesti ambientali, quindi solo vivere, dà o può, diciamo così, influire sulla fertilità, in questo caso maschile. Perché questo? Perché abbiamo avviato questo studio ritenendo il liquido seminale in particolare un marker molto sensibile alle sollecitazioni ambientali. Quindi in pratica noi abbiamo fatto queste valutazioni a partire proprio dalla Campania, dalla Terra dei Fuochi, sulle problematiche note a tutti, per valutare in effetti quanto l'ambiente, il vivere in quei contesti, incidesse sulla salute generale attraverso una chiave di lettura che abbiamo indicato nel liquido seminale. Il liquido seminale è ovviamente, anche da dati non solo nostri che abbiamo pubblicato, ma da dati anche danesi e americani, risulta essere fra l'altro un grande, importante indicatore di salute generale. Tant'è vero che ci sono degli studi dal 2008 fino al 2017 che indicano quanto la mortalità per tutte le cause possa essere correlata allo stato di fertilità maschile. Studi molto importanti sono stati fatti appunto in Danimarca, negli Stati Uniti, con popolazioni importanti, dove in effetti il liquido seminale è un marker di salute generale. Noi lo stiamo, con questo progetto, il progetto di ricerca Eco Food Fertility, declinando su queste aree ad alto e basso impatto ambientale per valutare come il liquido seminale sia anche un marker di salute ambientale, una sentinella, quindi su questa duplice funzione, liquido seminale, sentinella della salute generale e della salute ambientale, abbiamo e stiamo conducendo questo progetto che ci ha dato dunque dei risultati abbastanza importanti. Fra l'altro li abbiamo pubblicati l'anno scorso, quest'anno abbiamo fatto altre pubblicazioni, ora stiamo in fase dunque di pubblicazione comparando i nostri dati anche con altre aree d'Italia come Taranto, e sta di fatti che noi abbiamo considerato le due matrici, quella ematica e quella seminale. Fra le due matrici abbiamo visto che le differenze statisticamente significative, per esempio in termini dunque di alterazioni dello stato redox, della capacità antiossidante, erano valutabili nel liquido seminale e non nel sangue. E ancora, la stessa lunghezza dei telomeri che abbiamo valutato sia sui leucociti, quindi cellule del sangue, sia sugli spermatozoi, abbiamo visto le differenze significative c'erano a livello di quelli spermatici. Per cui ancora la motilità, la morfologia, l'indice di fermentazione del DNA, quindi danni al DNA, abbiamo in pratica o stiamo, diciamo, proponendo appunto anche a livello nazionale e non solo, siamo stati anche l'anno scorso a Bruxelles alla Commissione europea in un incontro organizzato con esperti europei e con parlamentari, suggerendo il liquido seminale come un mezzo molto utile per il biomonitoraggio della salute generale della popolazione e per programmi di prevenzione sanitaria, appunto per le popolazioni che vivono in zone ad alto impatto ambientale. Quindi al liquido seminale noi possiamo avere delle informazioni molto precoci e anche predittive, proprio per il fatto che il liquido seminale è un marker di salute generale per patologie cronico-degenerative nel futuro, dunque nell'adulto. Per cui difendere la fertilità significa difendere non solo la propria capacità riproduttiva, ma significa difendere la propria salute generale e non solo per le alterazioni epigenetiche che i contaminanti possono avere sugli spermatozoi, che comunque sono più sensibili rispetto agli ovociti, possono certamente darci delle informazioni su anche danni che possono essere trasmesse alle generazioni future. Fra l'altro è stato dimostrato che i danni dunque ai contaminanti nei topi, per esempio, danno alterazioni fino alla terza generazione. Nell'uomo
al momento ovviamente l'epigenetica è una branca moderna, però sembra che ci siano delle alterazioni già valutabili alla prima generazione. Quindi il messaggio fondamentale è che il liquido seminale è una vera e propria sentinella della salute ambientale generale, la fertilità deve essere considerata come un presidio, quindi una buona fertilità. La fertilità significa salvaguardare, ripeto, non solo la capacità riproduttiva, ma la salute generale e la salute proprio delle generazioni future.